Buongiorno a tutti e grazie alla Lio per l'invito e grazie a tutti voi per la presenza, siete tantissimi, non aspettavo un pubblico così bello, numeroso, interessato. Allora, questo è il pollo, l'uovo e la gallina, è il problema a cui non abbiamo ancora una risposta. Grazie. Il problema a cui non abbiamo ancora una risposta è se nel paziente obeso affetto da lipedema sia nata prima l'obesità, prima il lipedema, se il lipedema sia un motivo per cui l'obesità si sia sviluppata o se l'obesità abbia aggravato il lipedema. Non lo sappiamo e abbiamo ancora molto da studiare in proposito, però sicuramente una cosa sappiamo che la fotografia di quel paziente in quel momento è una persona che è affetta da una patologia non benigna, cronica, progressiva, che riduce la qualità di vita e che inevitabilmente purtroppo è una condizione che vive in una situazione di disagio solitario, di marginalizzazione, nella totale indifferenza delle persone che gli sono intorno, che non capiscono il suo dolore, la sua frustrazione e l'incapacità di uscire da una situazione che non dipende da una sua mancanza di volontà. In questo vorrei aprire una piccola parentesi. Ho sentito anche ieri parlare molto spesso di pazienti affetti da lipedema come pazienti non colpevoli, diversamente dai pazienti affetti da obesità grave, e io vorrei spezzare un'altra lancia anche oggi in favore dei pazienti affetti da obesità grave, dicendo che l'obesità grave è una malattia e non dipende da una insufficiente volontà. Quindi cerchiamo per favore di uscire oggi da questa stanza senza atteggiamenti di razzismo di prima e di seconda classe, d'accordo? Come voi affetti da lipedema non volete che vi si dica che è colpa vostra, i pazienti obesi hanno lo stesso grande problema. L'obesità grave non è il sovrappeso, non sono i 5 kg che hai preso in vacanza perché hai preso qualche aperitivo di troppo. L'obesità grave è una malattia che resiste ai trattamenti convenzionali, ai trattamenti conservativi, e l'unica terapia efficiente che abbiamo oggi dell'obesità grave è la chirurgia bariatrica, ahimè. Probabilmente in un futuro non sarà questo, ma cerchiamo di ricordarcelo. È qui che nasce tutto il problema, dalla convinzione che mangiare meno e muoversi di più possa risolvere il problema dell'obesità grave. Non è assolutamente così. Vado avanti velocemente perché ci sono poche cose che è importante che voi portiate a casa. Una di queste è che la chirurgia bariatrica è efficace nel trattamento dell'obesità grave ed è efficace nel controllo del peso e quindi anche nel controllo del lipedema. Io sono profondamente convinto che la progressione del lipedema sicuramente possa essere arrestata con tutti i trattamenti di cui abbiamo parlato, ma il cardine fondamentale è il controllo del peso e non è così facile controllare il peso. Ora, la chirurgia bariatrica è efficace, ma non è tutta uguale. I maggiori esperti mondiali di lipedema, parlo della bravissima Herbst, prima di tutte, hanno, a mio modo di vedere, una visione molto parziale di quella che è la chirurgia bariatrica. Non la conoscono in modo approfondito. Dire che la chirurgia bariatrica è efficace o non è efficace
non significa nulla, è come dire che un antibiotico non è efficace, che l'antibiotico terapia non è efficace, ma esistono tanti tipi di antibiotici, così come esistono tante chirurgie bariatriche. Non tutta la chirurgia bariatrica va bene per i pazienti affetti da sindrome metabolica, non tutta la chirurgia bariatrica è uguale per i pazienti affetti da lipedema. Allora questa è una distinzione molto rudimentale, molto arcaica, ma ancora valida in termini clinici, quotidiani, della chirurgia del dimagrimento, la chirurgia restrittiva, la chirurgia malassorbitiva e le procedure miste. La pizza che vedete nel piatto rende conto un po' della differenza, quindi la chirurgia restrittiva che cos'è? Quell'intervento che ti permette di mangiare un solo spicchio di pizza. La chirurgia malassorbitiva è quella che ti permette di mangiare tutta quanta la pizza ma di assorbirne un solo spicchio. E la chirurgia mista che cos'è? Un incrocio delle due cose, quindi la pizza non la mangi tutta, la mangi solo metà, e di quella metà che mangi uno spicchio lo assorbi e l'altro no. In questo è racchiuso un po' tutto quanto lo spettro della chirurgia bariatrica, in queste poche parole. Non tutta la chirurgia bariatrica, ripeto, è efficace allo stesso modo. E qual è quella che dobbiamo scegliere per il lipedema? La chirurgia malassorbitiva o la chirurgia mista, le procedure miste? Sicuramente non la chirurgia restrittiva, non il palloncino gastrico, non il gastric band, non la slicastrectomy. La riduzione dell'introito calorico sappiamo che nel lipedema non è efficace. Serve una modifica della qualità dell'assorbimento, della qualità dell'alimentazione. E le indicazioni quali sono? Le conosciamo bene, sono ben definite. Forse sono mal definite, ma sono ben definite. L'indice di massa corporea sopra 40 o l'indice di massa corporea sopra 35 in presenza di comorbidità. E un indice di massa corporea sopra 30 in casi selezionati. Quali sono i casi selezionati? Sono i pazienti affetti da sindrome metabolica non tenuta sotto controllo dalla terapia medica, quindi il diabete mal controllato, mal gestito. Purtroppo nell'elenco delle comorbidità non esiste il lipedema. Allora qui apro un'altra parentesi ed è un altro dei concetti molto importanti che vorrei trasmettere e che è frutto dell'esperienza che mi sono fatto in questi anni. Se è vero che un paziente con lipedema ha un BMI che sovrastima la sua reale obesità, cioè può avere un indice di massa corporea di 30 senza avere un'obesità che coinvolge il tronco, e quindi in qualche modo noi possiamo confondere il paziente con lipedema e definirlo in maniera errata obesa, è pur vero che il lipedema deve essere considerato a tutti gli effetti una comorbidità al pari dell'ipercolesterolemia, al pari del diabete, perché sappiamo che quel paziente avrà inevitabilmente più difficoltà a tenere sotto controllo il peso negli anni. E il problema del controllo del peso si riflette sul dolore, si riflette sull'impedimento funzionale, e quelle sono sì delle comorbidità che rientrano in quell'elenco che abbiamo detto. Quindi se da un lato ne possiamo sovrastimare l'indice di massa corporea, dall'altro il lipedema stesso può diventare motivo di ingresso nel paziente in sala operatoria per la chirurgia bariatrica, indipendentemente da un indice di massa corporea alto. Non so se mi sono spiegato. Quali sono le indicazioni per la chirurgia del lipedema? Non c'è consenso, non sappiamo quale sia lo stadio più giusto da sottoporre a chirurgia, quale sia il fenotipo, quali siano le comorbidità. Sappiamo sicuramente che il paziente richiede la chirurgia liposuttiva, il body contouring per il dolore, per motivi estetici e per ridotta mobilità. Ma non sappiamo qual è la strategia migliore, non sappiamo qual è la tecnica più efficiente, non sappiamo qual è il timing più giusto per praticare questi interventi. E qui ritorniamo al problema dell'obesità mista di lipedema. Guardate questo caso. Giovane paziente,
sindrome metabolica, sindrome periferica, lipedema. Cosa facciamo a questa ragazza? Possiamo programmare 5 interventi ripositivi, d'accordo, ma il problema del controllo del peso, allora io sono fermamente convinto che prima di tutto dobbiamo risolvere quel problema lì, perché risolvere quel problema lì è relativamente semplice, ci vogliono 40 minuti di sala operatoria, dopodiché potremo pensare ad affrontare il lipedema nelle migliori condizioni e con un minor numero di procedure e con un numero di procedure più breve a minor rischio operatorio. Quindi la bariatrica può rivelare un lipedema nei casi in cui la diagnosi preoperatoria non era chiara, perché talvolta gli aspetti si confondono. Chiaramente il lipedema viene molto meglio controllato dopo il dimagrimento, ma vi ricordo che il dimagrimento non è sempre uguale a quello indotto dalla chirurgia bariatrica, dipende dal tipo di intervento. E ovviamente fare una chirurgia su una paziente affetta da lipedema che pesa 150 kg in un lipedema stadio terzo grave è molto diverso che farlo su una ragazza che pesa 80 kg con un lipedema in stadio secondo. Sono due cose completamente diverse, sono due rischi operatori completamente diversi, sono due aspettative completamente diverse. Perché dobbiamo rimuovere il grasso anche dopo la chirurgia bariatrica? Perché il dimagrimento riduce il volume delle cellule, ma non ne riduce il numero. Quindi se abbiamo nel tessuto lipedematoso un numero eccessivo di adipociti, è chiaro che quelli tenderanno, se ci sta un recupero di peso, tenderanno più facilmente a riaumentare di volume in quelle zone, ma se noi li rimuoviamo meccanicamente, ecco che andiamo ad arrestare la progressione della malattia. Ed ecco qui quello che ho detto. Allora, il dolore, la sintomatologia, perché migliora? Perché facciamo spazio, le cellule diventano più piccole, poi le togliamo, le cellule diventano di meno, quindi c'è minore soffocamento, minore pulsia, minore infiammazione. Il timing è da decidere caso per caso. Indicativamente un intervento bariatrico ha il massimo del risultato intorno ai 12-18 mesi dopo l'intervento. Questo è il momento migliore per iniziare a programmare l'intervento. Chirurgia del lipedema non è solamente liposuzione, è anche chirurgia plastica, che è body contouring, braccia pesanti, impossibilità di muoversi, l'asportazione di 3 kg di cute sotto cute permette alla paziente di ricominciare a vivere. E questo è un caso maltrattato. Quell'intervento che abbiamo visto prima, se viene effettuato in maniera erronea, senza riconoscere che c'è un lipedema, ottiene un risultato estetico pessimo e non risolve il problema alla paziente che continua ad avere dolore. E allora dobbiamo riportare in sala e fare quello che serve, cioè una liposuzione. Guardate l'effetto di dimagrimento indotto dalla chirurgia bariatrica in una paziente affetta da lipedema. In questo caso la liposuzione e poi l'asportazione di lifting interno della coscia è un intervento relativamente facile. Immaginate cosa poteva essere questa gamba 50 kg fa. Questo è un caso molto interessante, intervento restrittivo inefficace, lipedema non riconosciuto. Stresso di nuovo l'importanza della scelta dell'intervento bariatrico, quindi la buona indicazione prima di tutto. Questo è un caso ancora più interessante, un intervento restrittivo che non ha sortito alcun effetto sul lipedema della paziente. Revisione, quindi trasformazione da un intervento restrittivo a un intervento malassorbitivo, e guardate il risultato: dimagrimento non solo quantitativamente ma anche qualitativamente diverso. Adesso sì che possiamo andare a tirare via il grasso per quelle gambe. Chiaramente qui servono adesso la metà degli interventi che sarebbero serviti precedentemente. E guardate la paziente come era prima, vedete che non ha una mobilità addominale, è tutto
tutto localizzato sul coscio e glutei, quindi non diciamo che la chirurgia bariatrica non è efficace sul diabete, ma è efficace come? E guardate questo caso, puro dimagrimento indotto dalla chirurgia bariatrica. Bene, questo è per mettervi un po' di paura, interventi ricostruttivi, così come anche la chirurgia bariatrica, non sono scemi di rischi. Ieri ho detto una cosa importante e la voglio ripetere. Tutti noi medici che siamo qua oggi, che eravamo a Tor Vergata ieri, stiamo affrontando la cura di questa patologia che ancora non è riconosciuta. Ci sobbarchiamo grossi rischi. È chiaro che poi i danni arrivano anche al paziente, di chirurgia bariatrica si può anche morire, però sappiate che noi lo stiamo facendo sulla nostra pelle, nella totale indifferenza degli ospedali, delle strutture sanitarie in cui lavoriamo e nella totale indifferenza dei colleghi chirurghi che lavorano nelle sale a fianco alle nostre e che magari alla fine di una seduta di 4 ore di liposuzione vengono a salutarti dicendo «Ah, ti stai divertendo, ti fai una liposuzione». Questa è la realtà. Quindi per riallacciarmi a quello che diceva Valeria, un pochino di rispetto anche per chi si sta prendendo questi rischi. Bene. La conclusione, dottore. La conclusione è che la chirurgia del ripete non va fatta in centri specializzati e che purtroppo attualmente non è ancora prevista come trattamento supportato dal sistema sanitario nazionale, ma così non è per la chirurgia bariatrica. Questa è la vera conclusione. Sono molte, moltissime storie tristi, molto difficili da trattare, pazienti con obesità grave e ripetono in stadio avanzato. Sono molto difficili da trattare perfino con la chirurgia bariatrica. Vi ricordo ancora una volta, la chirurgia bariatrica è efficace, ma scegliete quella giusta, scegliete centri specializzati, scegliete chirurghi che conoscano il vostro problema. Esiste il weight regain e sia l'obesità grave che il ripetono sono patologie croniche con le quali dovrete confrontarvi per tutta la vita. E ovviamente la strategia l'avete capito, va adattata ad ogni singolo caso. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo il dottor Prego. L'altra riflessione si aggancia all'inizio della giornata, alla presentazione del professor Michelini, quando diceva dell'importanza di costruire una casa su delle fondamenta solide. Io sono estremamente d'accordo con questa visione e vorrei in tal senso spezzare una lancia, forse è il caso di dire una cannula, questa volta in favore dei medici e anche, se vogliamo, dei chirurghi che si stanno occupando di questa patologia, perché noi oggi, il sottoscritto in particolare riceve casi molto gravi, molto complessi, affetti da grave obesità e quindi da ripetere in stato avanzato, e quindi nella totale indifferenza delle strutture che li ospitano, nella totale ignoranza dei colleghi che operano nelle sale accanto, si assumono sulla loro pelle rischi e responsabilità di un percorso che prevede 3 o 4, 5, 6 interventi, chirurgia bariatrica, chirurgia di revisione, dermatipettomie, liposuzioni, che non hanno rischio zero. Quindi è vero, la compliance del paziente è importante, però ricordiamoci anche che in questo essere pionieri siamo anche un pochino eroi, ci stiamo prendendo tante responsabilità fin tanto che la patologia non verrà ufficialmente riconosciuta come tale. Quindi questo non servirà solamente ai pazienti, servirà anche e soprattutto ai curanti. Non so se Michelini è d'accordo. E quindi procediamo con la difficilissima presentazione riguardo alla diagnosi differenziale, sulla quale io stesso ho molti dubbi, quindi non credo che dovrò dare grandi certezze oggi, però alcune cose le possiamo
ne possiamo dire. Il dipedema non rientra tra quelle che sono considerate le complicanze tipiche della patologia così chiamata obesità grave e della sindrome metabolica ad essa associata. E questo è un peccato, vedremo poi perché è un peccato, probabilmente andrebbe inserita in quella lista. Allo stesso tempo però è associata all'obesità in un'altissima percentuale dei casi. Ora, ho sentito opinioni discordanti in merito oggi, e questo dipende dal fatto che un censimento non esiste, quindi ciascuno di noi fa la tara in base a quello che entra nel suo studio, in base a quello che è la sua attività. Io vengo da una storia di 15 anni di trattamento di obesità grave, di obesità severa. Nel mio ambulatorio vengono prevalentemente donne e anche uomini affetti da obesità grave, e una misura spannometrica vi posso dire che circa il 50% delle donne affette da obesità grave hanno un lipedema in vario stadio. L'obesità è definita come un eccesso di grasso corporeo che in qualche modo rende peggiore la salute, peggiora la salute. Quindi obesità e grassezza, fate bene attenzione, non sono sinonimi, ma ancora oggi l'obesità viene definita attraverso l'indice di massa corporea, il body mass index, e il cutoff che descrive l'indice di massa corporea definisce le categorie di sottopeso, normopeso, sovrappeso, obesità di grado 1, 2, superobesità, superobesità. Questo ha un'importanza straordinaria. Basta pensare che per quanto riguarda la chirurgia bariatrica hanno accesso ai trattamenti in regime di assistenza sanitaria nazionale solamente i pazienti affetti da un'obesità che supera il 35 con comorbidità. Ma la domanda è, dobbiamo insistere a considerare ancora l'indice di massa corporea un indice affidabile? 50 anni fa la Metropolitan Life Insurance Company decide che sopra l'indice di massa corporea 25 la salute deteriora, e quindi da quel momento il cutoff viene considerato l'inizio del problema peso. Chiaramente l'indice di massa corporea è un concetto antropometrico, e come vi dicevo la grassezza, la quantità di grasso è il reale rischio e non l'indice di massa corporea. La professoressa Di Renzo ci ha spiegato nella sua bellissima presentazione che esistono degli obesi secondo l'indice di massa corporea che sono metabolically healthy, sono sani metabolicamente, ma magari hanno il lipedema, quindi non sono poi così sani. E ci ha anche detto, e questo è uno studio che risale a credo il 2007, che puoi essere fat anche se non sei overweight, e quindi c'è una grandissima variabilità di sesso, di razza, di specie. Avete mai pensato alla povera foca? Non esistono foche magre. La foca è grassa, ma non è obesa, perché lei è costituzionalmente così. È nata per essere così e non è malata. La sua grassezza non la rende malata. È chiaro il concetto. Ora vi prego di seguirmi in questo difficile ragionamento che passa attraverso questo concetto. Cioè, negli anni passati, molto velocemente, l'immagine del problema obesità è radicalmente cambiato. Fino a pochi anni fa si parlava di obesità essenziale. Il termine essenziale in medicina si utilizza quando non si sa perché c'è un problema, quindi è essenziale perché
essenzialmente non sai da dove viene. Ora stiamo tornando un po' sui nostri passi e l'obesità grave la stiamo rileggendo in chiave endocrinologica, in chiave cellulare, e stiamo scoprendo che in effetti è una malattia del tessuto adiposo. Ma badate bene, non si tratta solo di un problema di quantità, si tratta di un problema di qualità. E aggiungo io, il concetto è tridimensionale, perché oltre alla quantità del grasso e alla qualità del grasso esiste un altro problema importante, che è la disposizione spaziale del grasso, ovvero la cellula adiposa malata crea un danno specifico in rapporto all'organo a cui è vicino. Ed ecco perché parliamo di malattie del tessuto adiposo, l'infiammazione, le citochine, oggi ne abbiamo parlato e straparlato. Ma volevo sottolineare questo, il fatty pancreas, il pancreas grasso oggi è la causa principale di pancreatite cronica e sviluppo di tumori della cellula pancreatica. Così come la steatoepatite di origine metabolica è la prima causa di trapianto d'organo, non sono più i virus, non è più l'alcolismo. Questo a dimostrare quanto la cellula grassa è in grado di funzionare male e di danneggiare l'organo attorno a cui è disposto. Allora, possiamo cercare di accomunare, ritornando alla presentazione che aveva fatto la professoressa Di Renzo, l'obesità, l'ipedema, un fenotipo di obesità. Forse entrambi sono un fenotipo di qualcosa di altro, che è la malattia della cellula grassa. E allora, come descriviamo una sindrome metabolica per un accumulo di grasso all'interno dei visceri, possiamo parlare di una sindrome periferica, che è quella che presenta il paziente con l'ipedema. I lividi, il dolore, l'impedimento funzionale sono una sindrome. Quindi, al di là dei lipedemi sindromici di cui ci ha parlato il collega brillantemente, esiste una vera e propria sindrome che si accompagna all'ipedema. Abbiamo altri sistemi oltre l'indice di massa corporea, anche di questi abbiamo parlato in maniera molto accurata e la DEXA ovviamente è molto interessante, facilmente riproducibile, e gli indici in particolare il rapporto vita-fianchi, che per la diagnosi differenziale tra l'ipedema e l'obesità, o quantomeno degli ipedemi puri, è fondamentale. Ma quando ho studiato io all'università, l'obesità era questa, erano le mele e le pere. La mela era l'uomo, la pera era la donna, l'obesità androide, l'obesità ginoide. Ma allora che cosa è cambiato? L'ipedema, ginoide, boh. Quindi ricordiamoci il rapporto vita-fianchi, che va sempre considerato. Questo è un caso molto interessante, è una ragazza che è stata sottoposta a chirurgia bariatrica con effetto quasi nullo e che poi grazie a una dieta, grazie a un regime chetogenico, è riuscita a perdere circa 30 kg, ma che nel frattempo aveva sviluppato un lipedema grave, un terzo stadio grave. Ecco, chiaramente il rapporto vita-fianchi qui lo vedete in maniera evidente quanto sia alterato, e qui non è difficile fare la distinzione. Il problema insorge negli stadi primo e secondo, quando l'ipedema non raggiunge questi gradi di invalidità. La EPST ce lo dice, è possibile confondere donne con l'ipedema stadio terzo. Io posso dire una cosa, il lipolinfedema, il lipedema di quarto stadio,
è sempre e solo correlato alla presenza di obesità e di obesità grave, ma credo che anche io non ho mai visto, almeno nella mia esperienza, degli stadi per severi in pazienti non con peso. Non so qual è la vostra esperienza in merito. Quindi la progressione della malattia in qualche modo si correla con lo sviluppo dell'obesità e con l'aumento del peso. Torniamo alle mele e alle pere, quindi il grasso ginoide è il grasso che viene interessato dall'ipedema, ma chiaramente il grasso ginoide e il grasso lipematoso non sono la stessa cosa. C'è un sintomo fondamentalmente che è il dolore. Adesso vi faccio vedere qualche caso per chiarirvi un po' sulla diagnosi differenziale. Dell'ipedema negli uomini non ne abbiamo parlato, questo è un caso che ho visto 15 giorni fa. Ne vedo circa uno ogni 6 mesi di maschietti affetti da obesità, lipedema e con una detta sindrome da femminilizzazione con eccesso di estrogeni, ginecomastia. Il paziente è stato inviato ovviamente a indagini endocrinologiche ed approfondimento e sarà probabilmente un candidato, te lo manderò, sarà probabilmente un candidato a test genetici e a chirurgia bariatrica. Allora, come si fa la diagnosi di lipedema? Due cose fondamentalmente, la storia clinica e l'esame clinico. Poi possiamo approfondire, ma non tutti nello studio hanno i sistemi per farlo, la DEXA non è sempre disponibile e non tutti sanno usare l'ecografia. Io per esempio non lo so usare, dell'ecografia non parlo, ne ha parlato il dottor Mander oggi, ma ci ha aperto un mondo. Comunque sicuramente è un sistema che ci aiuta, ma nella pratica resta la clinica l'elemento fondante della diagnosi dell'ipedema e la storia direi l'anamnesi è fondamentale, la crescita progressiva della circonferenza nella stragrande maggioranza dei casi delle gambe ma anche degli arti superiori e il dolore. Il dolore e la difficoltà a perdere peso, la storia di continui trattamenti dietetici con scadenti risultati. Ne abbiamo parlato e straparlato, però è vero anche che molte donne che costituzionalmente hanno le gambe grosse senza avere lipedema hanno difficoltà a perdere peso, quindi come il dolore non è una discriminante assoluta perché non è quantificabile e non è presente sempre e comunque in tutte le pazienti con lipedema, e indipendentemente dallo stadio della malattia, così anche la difficoltà a perdere peso può non essere un discriminante. E le cose si complicano ancora di più, perché abbiamo sentito dire che il lipedema, il grasso lipematoso non risponde al dimagrimento, non risponde alla chirurgia bariatrica. Io vi vorrei convincere del contrario, perché è quello che io osservo quotidianamente. Allora, qua vedete un bel lipedema, è uno stadio 2, possiamo definirlo come uno stadio 2 abbastanza importante, sintomatico. Ebbene, questo lipedema si è sviluppato in questa ragazza che poco più di un anno fa sono stato obbligato a restaurare a causa di una malnutrizione calorico-proteica conseguente ad un intervento bariatrico non perfettamente eseguito. Vi garantisco che le gambe di questa ragazza erano, non so se erano normali, apparivano normali, e questo dopo un anno e dopo una gravidanza. Quindi siamo con la storia al contrario. Questo è l'effetto della chirurgia bariatrica quando funziona, a distanza di un anno, cosa può ottenere in una paziente affetta da obesità severa e lipedema. Il caso successivo è ancora più bello, ancora più interessante. Questa è Caterina. Caterina arriva nel mio studio nel 2015. È un caso abbastanza disperato, all'ossigeno, alle stampelle. Nessuno la vuole operare. Bisogna fargli una lezione sulla privacy, però. Decidiamo, è una paziente pluripatologica ad altissimo rischio operatorio, diciamo di prenderci, consideriamo
tutti i rischi e decidiamo insieme di affrontare l'intervento. Quello che vedete in mezzo è l'immagine della sua gamba al momento della prima visita, e quello che vedete dopo, successivamente, è lei un anno e mezzo dopo l'intervento chirurgico. D'accordo? Caterina è contenta, chiede l'intervento di dermatipectomia dell'addome, che viene realizzato, ma dopo 3 anni e mezzo riprende un 20-30% del peso che aveva perso. E questa è Caterina, con l'addominoplastica fatta e il weight regain dopo chirurgia bariatrica. Guardate le gambe come sono tornate. Allora, fallimento della chirurgia bariatrica, weight regain e l'ipedema torna. Attenzione, nella storia clinica molte pazienti hanno letto e riletto, arrivano edotte su tutti i sintomi, ne sanno molto più di voi e quindi possono essere, tra virgolette, pronte a darvi delle risposte fuorvianti. Verificate sempre gli ematomi, il dolore. Sebbene il dolore non è sufficiente criterio diagnostico, è comunque importante. Allora, vado avanti veloce sull'ispezione e la palpazione. Ci interessa abbastanza... ci interessa abbastanza poco. Parliamo un po' della lipopertrofia nell'obesità. È una delle diagnosi più difficili da fare. Se non hai un lipedema in stadio avanzato, c'è un aumento di volume del tessuto adiposo localizzato, ma con un indice di massa corporea elevato e il rapporto vita-fianchi solitamente è normale. L'ecografia può essere di aiuto in questi casi. Guardate questa ragazza. Prima visita avevo qualche sospetto, sebbene, guardate il braccio, è grande, è grosso, è duro, ma non ha i tipici segni, del lipedema, ma le gambe lasciavano intravedere qualcosa di anomalo. È dimagrita dopo chirurgia bariatrica e questo è il risultato. Braccio perfettamente normale, gambe bellissime e perfettamente normali in una giovane donna atleta, pallavolista. Quindi la differenza tra l'ipoipertrofia e l'ipoipertrofia nell'obesità e l'ipedema, talvolta, se la clinica non è sufficiente, può essere svelata dalla storia, quindi da come risponde ai trattamenti. Vado alle conclusioni perché il tempo è finito. Allora, distinguere l'ipedema da altre condizioni patologiche di accumulo di grasso nelle gambe può essere difficile. Ci sono alcune caratteristiche che tutti conosciamo, spero, almeno dopo averle ripetute 100 volte oggi, ma ricordatevi l'importanza dell'esame fisico e soprattutto della storia clinica. Non esistono strumenti diagnostici precisi, abbiamo visto la BIA, la DEXA, però non abbiamo ancora dei riferimenti chiari e precisi, in letteratura ci sono molte, molte discordanze. La diagnosi differenziale ancora oggi è fondamentalmente clinica. L'ipedema e l'obesità condividono tantissimi aspetti e spero di avervi convinto di questo. Il termine obesità andrebbe riscritto anche in base al fatto che l'indice di massa corporea davvero non è più uno strumento sufficiente a definire questa condizione. Oggi credo che abbiamo fatto questo lavoro di educazione sulla diagnosi, trattamento e infine abbiamo anche parlato della stigmatizzazione, quindi l'ultimo messaggio ve lo risparmio perché credo che siamo tutti qui proprio per questo motivo. Vi ringrazio per l'attenzione.